Io non dico che non porterò, no, che schifo di modificatore. Comunque, non dico che non porterò altri contenuti di questo genere perché non lo so. Però, come è successo con Clash of Clans, con Clash Royale, e non so, non è successo con Brawl Stars, fortunatamente. Io credo che questo sia il primo e ultimo video di Squad Busters. Allora, io in questo periodo ci sto giocando molto perché comunque è il gioco, diciamo, del momento, che okay? Cioè, non per tutti, ovviamente. Per i giochi Supercell, questo qui è nuovo, quindi io l'ho installato, mi è piaciuto, ci sto continuando a giocare. Quindi in realtà, ah no, sono scemo, in questo modificatore andrò a prendere i farmer. Ah, vabbè, se solamente uno non è un problema. Quindi, cioè, io non so come gestirò la situazione, però perché no? Cioè, possiamo provarci, tanto è sempre un video, ma comunque, sarò molto sincero, io sto prendendo questo video solamente per calcare l'onda della popolarità di Squad Busters. Per carità, non dico che non mi piace, perché comunque ci gioco ogni giorno, se ho la possibilità, quindi perché no? Non è proprio, non lo sto facendo, diciamo, in modo forzato, perché è un gioco che mi piace e continuerò a giocare possibilmente. Però ammetto molto che, passando sempre dai vlog pre-esame e cose del genere, portare un gameplay di questo tipo è abbastanza strano, però comunque, cioè, per carità, io mi diverto a giocare, quindi perché non farlo registrando? Non trovo il motivo per il quale sarebbe una cosa sbagliata. È un gioco che mi sta piacendo, quindi GG. Comunque, questo modificatore, mannaggia, io odio questo modificatore. Io penso che i modificatori che odio siano questo qui e quello di nessun adulto. Cioè, davvero, io quello di tutti i baby. Penso di provare un odio che è pazzesco. Non ho mai odiato così tanto una cosa come il modificatore dei baby, dei bambini. Io odio quel modificatore, stavo per dire un'altra cosa. Ok. Dammi il cannone. Oh, aspetta, questo è fattibile. Facciamocelo. Più o meno. Vabbè. Nel dubbio. Io mi metto qui, lo aspetto. Prego, io ti aspetto. Mi faccio altre casse. Ah, bello il domatore. Prego, prego. Vuoi andare da quella parte? Immaginavo. Prego, io sono qui. No, sei andato quel grandissimo. Vabbè, c'è questo qui. Incredibile! Incredibile, io non ci vado a prenderlo perché è già difficile di mio. 14 gemme, però sai che. No, mini, tutto mini, tutto. No, quella con la mega, quella con. Ti prego, ti prego. Oh mamma, che barzelletta, che barzelletta. Se non sapete di cosa sto parlando, mi raccomando, vi invito a seguire i miei canali. Non è una sponsor, però i miei canali di lavoro, sia individuali che in gruppo. Sono molto fiero dei lavori che ho fatto e vi dico una cosa, vi svelo un segreto. Questa citazione che è barzelletta, proviene da questo video che mi sto mettendo nelle schede. Dalla nostra attrice professionista, più o meno. Ecco, ad esempio, ho il domatore ancora, non ce l'ho più il domatore. Ecco perché odio questo modificatore, perché non so giocare. E quindi che faccio? Perdo. E tutti mi seguono, perché? Perché ci sono i tossici. I toss, dovevo prendere il domatore, ma io sto cliccando a caso. Ovviamente. Ovviamente. Che barzelletta. Va bene. Morite, sparate. Comunque, ci faremo un'altra bella partita perché ho il grandissimo ticket gratis. Sto forse sforando con l'audio, va bene. Vediamo com'è. Ah, grandissimo raro. Spero che mi dia lo secondo di ghiaccio. Domatore che mi va bene, per carità. Sono sempre punti in più. Però certo, se mi davi lo secondo di ghiaccio, vabbè, come vuoi, ammazza. Adesso nemmeno questo mi fa impazzire, perché comunque devo prendere prima un runner che non ho, vediamo se mi esce, mi esce. Usiamo la gallina e corriamo subito, non sono l'unico che fa questa tattica, però io ci provo sempre. Ti prego, sono il primo. Ok. Questo qui mi garantisce, comunque in teoria, un posto nella top 3, non nella top 5, perché quello è il mio interesse, ovviamente. Non è che non punto mai a essere primo perché completamente non ce la faccio. E mi va bene, cioè, è bello essere mediocri, eh? Cioè, ognuno
è bello così com'è. Mi raccomando, non puntate alla perfezione, perché alla fine la perfezione è solamente per le persone che si impegnano nella vita. Noi siamo dei pigri e quindi non ci impegniamo e non vogliamo impegnarci. È proprio questa la nostra bellezza. Un altro mercante, mi va bene. Qui mi sto mettendo a fare il gameplay dell'ultimo video che era di... Oddio, l'ultimo video. Oddio, non so nemmeno quando uscirà questo, però ho fatto un video di Dokkan, mettiamolo in questo modo, ecco. Ho sprecato grandissimo un aggero, sono troppo forte, mi merito 5 cornetti. Oh no, delle shelly io le eviterò, perché mi fanno paura. Mi appasso un nuovo anello, io, diciamo, perdo le speranze con gli anelli, cioè... Veramente a me basta solamente averne uno, basta davvero, è troppo pensare di avere un altro anello, cose del genere, cioè io mi sto, ok, sto nella mia comfort zone e mi va bene. Usiamo questo, la bomba utilizziamola qui, barbero, perfetto, GG, prendiamoci questo, tank, bello. No, il primo, curati. Non avevo gli tipi là, ma scusami. Cioè, no, ma questa cosa è incredibile, Let's, questo è incredibile. Cioè, da tutti i personaggi che mi poteva colpire, ha colpito quello con l'anello. E perché proprio quello con l'anello? Cioè, da tutti i personaggi, perché che tiene l'anello? Non lo capisco. Non potrebbe essere tipo... Lo fanno apposta. Lo so, c'era un altro, però è meglio non immischiarsi in queste cose. Mi ha insegnato un vecchio saggio che si chiama "Per favore fammi scappare via". Mi va bene stare al secondo, al terzo, al quinto posto. Mi interessa la gloria. Io odio il sole. Lo lodo, ma lo odio. Non c'è nessuno, mi va benissimo. Ma che dite se tipo... No, se tipo, non lo so, un curatore... Ah, bello però... Il mercante un po' mi salva, lo ammetto, e mi fa molto piacere. Stecone di ghiaccio, che vabbè, ok. Aspetta, stecone di ghiaccio che mi dà quello. Consumiamolo immediatamente. Vediamo se riusciamo a uccidere questo qui subito. Vediamo. Dai, mercante. Peccato. Non so quante genera il secondo, però penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per poco. Però vabbè, terzo mi va benissimo, anche comunque ho perso la streak, quindi... Non è che mi interessi così tanto, va bene così, non avevo intenzione di avere... Ecco, io questa cosa, io clicco per sbrigarmi, no? Però a volte la cassa boh viene skippata a caso, ma perché? Bah, ok, 1000 gemme, evviva, io vorrei... non posso prendere il pasto, costa troppo, mamma mia. E l'altra volta al cinema 12,90€, cioè davvero che ladri. Comunque, facciamoci l'ultima partita... Perché anche se il mio telefono sta per scoppiare, pazzesco. Anzi, sai che ti dico, 2 minuti lo lascio qua davanti al ventilatore. Qua c'è il ventilatore. Il mio telefono sta scoppiando, ho acceso il ventilatore che si vede esattamente qui. E vabbè, sono conseguenze che devo sopportare, ma vabbè, capita. Facciamoci l'ultima partita proprio pagata e andiamo. Vediamo, mia straordinaria già va bene, più carina. Mi serve comunque un runner, altrimenti non faccio niente. Perfetto, sempre la stessa strategia del tesoro, la stessa uguale, si va al centro e si prende quel che si può, ok, non c'è nessuno, questa cosa mi garantisce un... oh no, 2 colt, mi rende molto fragile, però c'ho 34 gemme, è un problema possibile, però cassibile. Vabbè, ormai facciamo la fusione. Certo, sono molto vulnerabile, però sono in grado di scappare e questa cosa mi va bene. Un barbaro, così abbiamo un po' di solidità. Tanto per avere qualcuno che ci potrebbe proteggere, un altro mercante. E con i mercanti abbiamo finito così. Guardate quante gemme ci danno. Ok, eccole qua. Perfetto. Il mio telefono sta un po' laggando. Non so cosa vedrete voi. Spero che non laggherà nemmeno nella registrazione, perché sarebbe una cosa un po' bruttina. Quindi vabbè. Jesse, dai. Guarda quante monete. A me interessa... Che bello proprio cercare le monete lasciando stare completamente... Oh! Questo mi piace. Mettiamo anche il canale perché c'è...
la missione solo per questo. Greg che ci porta un sacco di cose, di soddisfazioni. Che bello avere qualcuno che ci farma le monete. Oh, guarda quante monete ci sono là. Ok, gem, perfetto. Ma che bello. C'è la miniera straordinaria e io me ne sto regando altamente. Questo è quello che voglio. Mi piace. Mi piace fregarmene e comunque riuscire a sopravvivere. Stavo per uccidere qualcuno, però vabbè, meglio così, guarda, veramente. Guarda che bello. Allora, non posso essere primo, non posso essere, penso, nemmeno secondo, perché, come vedi, esattamente, al massimo... Ok, grazie. Vediamo che succede con l'albero. Peccato, vabbè, mi hanno superato, ma palesissimo, perché ovviamente non ho lottato, non sono stato al centro, mi va benissimo il terzo posto, comunque abbiamo ripreso di nuovo la serie di vittorie, mi va benissimo. Comune, va bene, che deve fare, sono molto rassegnato, va bene, non lo so. Un altro... no, allora, non posso farlo perché il mio telefono sta esplodendo. Io solitamente gioco massimo effettivamente 3 partite perché poi il mio telefono brucia e quindi devo farlo riposare un pochettino. Spero comunque questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, fate quello che volete col mio canale, non segnalatelo per favore, però io mi farebbe molto piacere se passaste nei canali dove pubblico i lavori che faccio, sia individuale che in gruppo. Vi lascio i canali anche nelle schede finali, in descrizione, dove volete, passateci, mi farebbe molto piacere. Poi se volete fare qualcosa anche in questo video sono comunque contento, ma io adesso vi abbandono. Spero che vi sia piaciuto. Ciao Let's, ciao ciao Let's, buonanotte Let's!